Vorrei leggere un versetto dal profeta Isaia, dal capitolo 28, solo un versetto, il versetto 16. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra, una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. È qualcosa di meraviglioso e ci ho pensato. Dio ha parlato qui attraverso il suo profeta al popolo di Israele. Ma non siamo felici di poter partecipare a ciò che Dio ha stabilito? Non siamo felici di essere inclusi in modo meraviglioso in tutto ciò? Dopotutto, non è merito nostro. È stato Dio a farlo. Egli dice qui, ecco. Io ho posto come fondamento in Sion una pietra. E sappiamo, Paolo lo dice, che il fondamento è stato posto. E ognuno vedrà come edifica su di esso. E poi dice, uno edifica con il legno, l'altro con la paglia. ma ci sono anche alcuni che edificano con oro e argento. E poi dice, un giorno tutto sarà provato dal fuoco. E in questo vediamo anche una grazia speciale. che non abbiamo bisogno di edificare con le cose che il fuoco può divorare. Ma Dio ha dato la grazia, sì, che con le cose preziose che Lui stesso ha dato, con oro e argento, possiamo edificare su questo fondamento, su questa pietra angolare. E questa pietra angolare è Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli ci è stato dato. Abbiamo cantato qui. Il tuo peccato è perdonato. Sei nettato. Sei nettato grazie al sangue dell'agnello. Sei nato di nuovo. Sei stato liberato dalla schiavitù. Sei nettato grazie al sangue dell'agnello. Ora, cari. Possiamo dire che è ancora il tempo della grazia. Possiamo ancora venire a Lui. Tutti possono venire. Egli è ancora pronto ad aiutare tutti coloro che si rivolgono a Lui. La Bibbia dice... Non scaccerà nessuno che venga a Lui. Lo accoglierà. E quindi siamo felici e grati, fratelli e sorelle. Soprattutto... Per le parole preziose, per il cibo prezioso, per le cose preziose che Dio ci ha dato in questi giorni. Sì, possiamo dire, non mescolata, non falsificata, Dio ha dato la sua parola. E non possiamo fare altrimenti che lodare il suo nome. Dio è un Dio che fa una promessa, non ha bisogno di rimangiarsela. Lui ha dato qui la promessa di porre questo fondamento, una pietra provata. L'ha egli fatto? Possiamo dire che lui è fedele. Qualsiasi cosa prometta la mantiene. Lui non si pente. Lode è ringraziamento. Ora voglio che ci alziamo in piedi e adoriamo, chiedendogli la sua benedizione. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore per questa riunione pomeridiana, per tutti i cari fratelli e le sorelle che sono venuti. Signore, vogliamo credere. Signore, perché la tua parola dice: chi crede non sarà svergognato. Tu ci hai lasciato queste parole affinché credessimo. Signore, dacci tutti la grazia e la forza. Aiutaci, Signore. Tu ci conosci, siamo persone dimentichevoli e deboli. Perdona le nostre mancanze, perdoni i nostri errori, Signore. Purificaci, Signore. Togli da noi tutto ciò che non ti appartiene. Crea qualcosa che rimanga, o oh Dio fedele. Vogliamo crederti con tutto il cuore. Aiuta la nostra incredulità. Aiuta, Signore. Allora siamo aiutati. Benedice e poi saremo benedetti. Signore, ti ringraziamo soprattutto per questa mattina, per la tua preziosa e santa parola. E crediamo che anche oggi pomeriggio darai al di là di ogni richiesta e comprensione. Ti preghiamo, Signore, di benedirci. Fa che la tua parola venga a noi. Benedici in particolare il mio fratello. Usalo, Signore. Sappiamo che tu l'hai ordinato. E quello che fai una volta non te ne penti, Signore. Si è dato il tuo meraviglioso e glorioso nome, Signore. Benedici tutto il tuo popolo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen potete accomodarvi. Oggi avremo un servizio di lode e adorazione. I nostri cuori sono sempre così pieni e se uno solo parla qui davanti e non tutti possono ringraziare il Signore, allora penso sempre che siete stati derubati delle benedizioni. Perché non si tratta solo di un ascolto ma anche di un ringraziamento che sale dal nostro cuore fino a Dio. Io stesso sono così grato che noi, come persone indegne, come persone su cui probabilmente si guarda dall'alto in basso, Abbiamo trovato grazia davanti al Signore per guardare nel Suo piano, alla Sua intenzione in modo così profondo, non solo abbozzato, ma con sobrietà, attraverso una rivelazione che non è sospesa nell'aria, ma ogni volta è fondata nella parola di Dio. Abbiamo potuto guardare nel piano di salvezza del nostro Dio in modo meraviglioso. E penso che ognuno di noi dovrebbe essere pieno di gratitudine. Quando il fratello Russe ha letto la parola, e ha espresso il pensiero che non edifichiamo su questo terreno sacro con materiali incendiabili. Ma, come dice Paolo, nella prima Epistola ai Corinzi, capitolo 3, versetto 10, io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento altri vi edifica sopra ma va di ciascuno come vi edifica sopra poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, questo è scritto al primo posto. E poi vengono naturalmente altre cose, fino a fieno e paglia. E ho cercato subito in Apocalisse capitolo 3, il messaggio dell'epoca della Chiesa che si rivolge a noi nell'ultima epoca della Chiesa di Laodicea. E lì mancano tutte le altre cose. C'è scritto solo la prima, cioè ciò che appartiene al primo posto. Questo è scritto qui. E questo devo ancora leggervi. Apocalisse. Capitolo 3: Ti consiglio di comprare da me dell'oro. Non continua qui con l'argento, le pietre preziose e così via, ma con questo inizia e si ferma. E questa è per me una potente conferma che siamo riportati all'inizio. che non abbiamo cose secondarie o di terza categoria, ma con le prime, con le più preziose, con le più costose, con ciò che può resistere al calore, con quest'oro che è stato purificato nel fuoco, per poterlo ottenere dal Signore. E per poter edificare con esso. Ti consiglio di comprare da me dell'oro. Non comprarlo in qualche mercato azionario, ma qui, nella casa di Dio, nella chiesa del Signore. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato con il fuoco affinché tu arricchisca e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerte negli occhi affinché tu veda è una grande differenza se uno dice ci vedo o se vede quello che Dio vuole che vediamo. Basta chiedere a chiunque oggi, tutti possono vedere, in tutte le religioni, nelle comunità e nelle chiese. Tutti vedono spiritualmente, tutti vedono molto chiaro, molto chiaro. Ma questo corrisponde alla realtà? Oppure è solo un'affermazione che fanno? Con Dio la pretesa deve concordare con la realtà. E questo può avvenire soltanto dove il Signore si rivela. Poi mi è venuto in mente un altro pensiero. Con il nome del Signore che dobbiamo riporre la nostra fiducia nel nome del Signore. E ho dovuto riflettere sul fatto che ora c'è una denominazione che conosce il nuovo nome di Dio e pensa che il nome di Gesù non abbia più significato. E poi... Mi è venuta in mente la parola in Filippesi capitolo 2. Qui nel versetto 7 dice del nostro Salvatore, ma annichili se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. Alla gloria di Dio Padre. Come si può dire che il nome di Gesù non è più valido? Rimane valido finché anche questa parola non avrà trovato il suo compimento. Che i suoi nemici siano ridotti a essere lo sgabello dei suoi piedi e che si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Si può scrivere una parola più chiara che meraviglia, che sia dato ai semplici. I saggi e gli intelligenti se ne meravigliano. I semplici trovano la loro via con Dio perché Dio ha la sua via con loro, non da noi ma per la grazia del nostro Dio. Dunque il nome di Gesù Cristo rimane fino al compimento. Fino a quando? Tutto avrà trovato il suo compimento nel regno di Dio. Poi un altro pensiero da questa parola qui, che è stata posta una pietra angolare preziosa, che è solida come una roccia, non vacilla e non oscilla, non oggi così e domani così ma sempre la stessa. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ed Egli è nella sua parola. Perché nel principio era la parola. Lì abbiamo la ben nota parola che Pietro ha rivolto alla Chiesa di allora, ben nota a tutti noi. Nella prima epistola di Pietro capitolo 2, dove una ferma esortazione è rivolta a tutti coloro che devono essere edificati. Qui si legge dal versetto 1, gettando dunque lontano da voi ogni malizia, ogni frode, le ipocrisie e le invidie e ogni sorta di maldicenze, come bambini appena nati appetite il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Fermiamoci un po' qui accostandovi a lui, pietra vivente. Quando? Seppure avete gustato che il Signore è buono. Gustate e vedete che il Signore è buono. Non solo vedere, guardare e ascoltare, ma anche gustare, mangiare, partecipare a ciò che Dio ha preparato per noi. Inoltre, verremo a lui per essere edificati. Ma tutto questo avviene dopo che abbiamo messo da parte ogni malizia, ogni frode, le ipocrisie e le invidie e ogni sorta di maldicenze. Tutto ciò che appartiene all'uomo vecchio, che ci abbatte continuamente, rendendo insopportabile l'atmosfera tra il popolo di Dio, così che uno diventa un ostacolo per l'altro. E che c'è così tanta confusione che si deve ripulire del continuo, che a causa di tante discussioni e rassettamenti... Non c'è tempo per mettersi a disposizione di Dio indisturbati. Ne abbiamo già parlato questa mattina. Deve arrivare un tempo in cui tutti questi ostacoli, tutte le pulizie e i riordini e i raddrizzamenti devono finire, in modo che tutti noi siamo raddrizzati, in modo che la nostra lingua sia purificata dal fuoco divino come all'inizio e i nostri oracoli diventino gli oracoli di Dio, in modo che il vero amore divino possa riempirci tutti. E proprio così, bisogna eliminare alcune cose che vogliono ancora aggrapparsi all'uomo vecchio. Siamo diventati uomini nuovi. Ma il vecchio sembra camminare dietro di noi per sorprenderci in qualche modo in un momento di sbadataggine. E quindi rimuoviamo ogni malizia, ogni frode. Voi direte, tutto questo si trova ancora tra i figli di Dio? Santo cielo, possiamo dirlo con grande malinconia e non con un sorriso, ma con un profondo dolore. Dobbiamo dire che non basta, ma è troppo tutto questo. Gettando dunque lontano da voi ogni malizia, ogni frode, le ipocrisie e le invidie e ogni sorta di maldicenze. Tutto questo deve essere messo da parte. Solamente così noi come bambini appena nati, come figli di Dio, possiamo andare avanti e fortificarci, altrimenti abbiamo sempre questa battuta d'arresto. È un andare e venire e non si va avanti. Quindi che Dio ci dia la grazia. Di prenderlo sul serio e di prenderlo a cuore. Nel versetto 6 si legge, poiché si legge nella Scrittura: Ecco, io pongo in Sion sì una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in Lui non sarà confuso. Confrontate queste due parole con Isaia capitolo 28, dove la parola credere è scritta in generale. Chi crede non sarà svergognato. Qui la fede è legata a colui che è diventato l'oggetto della fede. Chiunque crede in lui, Chiunque riponga la sua fiducia in lui non sarà mai svergognato. Anche tu no, prezioso cuore. Questa parola è valida per tutti coloro che possono riceverla per fede. E poi dice nel versetto 7, per voi dunque che credete, essa è preziosa. Ma per gli increduli, la pietra che gli edificatori hanno rigettata è quella che è diventata la pietra angolare. È una pietra d'inciampo, è un sasso d'intoppo. Essi, infatti, essendo disobbedienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una generazione eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Alcuni inciampano, altri si rialzano. Alcuni sono svergognati, gli altri non possono essere svergognati. Alcuni rimangono nella disubbidienza, altri entrano nell'obbedienza. Alcuni rimangono impigliati nell'incredulità, altri entrano nella fede. Da che parte stiamo oggi? Penso che il Signore ci abbia dato la grazia di riconoscere che possiamo far parte del popolo di Dio, di cui è scritto qui una generazione eletta, un sacerdozio regale. Una nazione santa, un popolo particolare. Che privilegio. Voi e io possiamo annoverarci tra il popolo di Dio per la sua grazia. Nel frattempo, dopo la riunione del mattino, ho dovuto riflettere su come gli uomini di Dio siano stati guidati dallo Spirito Santo a collocare tutto in modo biblico. Conoscete tutti i vari passi delle scritture, sia che si tratti di Giovanni Battista, sia che si tratti degli Apostoli, chiunque sia entrato in scena, tutti loro hanno collocato ogni cosa in modo biblico. E a me piace molto Marco capitolo 1 versetto 1 perché qui sta scritto principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia. Ecco. Io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Questo è Malachia capitolo 3, versetto 1. E poi, voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri. Questo è Isaia capitolo 40, versetto 3 senza alcuna introduzione, quest'uomo di Dio lo ha subito indicato. Così il Vangelo di Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha avuto il suo inizio, come è scritto nei profeti. Diciamolo chiaramente, il Vangelo di Gesù Cristo il figlio di Dio avrà la fine con la Chiesa. Come scritto nei profeti e negli apostoli. Sarà sempre secondo la scrittura perché Dio è il Dio della sua parola. Non c'è spazio per le interpretazioni. Gli uomini di Dio non hanno mai interpretato, hanno mostrato in che modo la parola di Dio si è adempiuta. Si tratta quindi della glorificazione del nome di Gesù, dell'adempimento della profezia biblica e della realizzazione delle promesse di Dio. In Giovanni capitolo 12 leggiamo. Nel versetto 28, Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. Gesù rispose e disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Qui si tratta, Padre, glorifica il tuo nome. Molti non sanno quale sia il nome del Padre. Gesù ha detto, io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo nome, lo riceverete. Conosciamo la storia e sappiamo chi è. Qui si tratta, Padre, glorifica il tuo nome. E questo l'unico nome in cui Dio si è rivelato nel Nuovo Testamento: il nome in cui si trova la nostra salvezza, la nostra guarigione, la nostra redenzione. Sì, tutto ciò che Dio ci ha dato è nel nome di Gesù perché non c'è altro nome sotto il cielo dato agli uomini per cui possiamo essere salvati, ma solo il nome di Gesù. Padre, glorifica il tuo nome. Questa è una buona preghiera. Possiamo anche dire, Padre, glorifica il tuo nome. Nel Padre nostro preghiamo sia santificato il tuo nome. Che il nome sia santificato dal fatto che Dio possa manifestarsi e che noi invochiamo questo nome nel quale Egli ci ha già dato tutto. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Alleluia. Che questo si riferisca di nuovo al nostro tempo. Che Dio scuota ancora una volta i cieli e la terra. E che ancora una volta il nome di Gesù e la parola di Dio e tutte le benedizioni ad essa collegate che ci sono state date affinché manifestasse che siamo il popolo di dio per la sua grazia ah, un tale desiderio sorge in noi signore abbiamo ascoltato la tua parola e ora vogliamo vederla adempiuta glorifica il tuo nome conferma la tua parola manifesta la tua grande potenza in mezzo al tuo popolo qui sulla terra. Cari, se sperimentiamo questa edificazione spirituale e quando tutte le cose che sono di ostacolo vengono messe da parte e riordinate in modo da poter venire sereni alla presenza di Dio. Allora non c'è altro modo se non che il Signore si manifesti. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Se oggi diciamo con tutto il cuore, oh Dio, glorifica il tuo nome. Allora sentiamo la risposta nel nostro cuore. L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. E se oggi preghiamo, oh Dio, rivelaci la tua parola. Allora sentiamo la voce, l'ho rivelata e continuerò a rivelarla. Il nostro Dio non si ferma mai, va avanti ma sempre nei limiti della sua parola. L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo fino al nostro tempo. Questo nome è stato glorificato da azioni divine qui sulla terra. E se il nostro Signore viene vituperato, allora diventa per noi un desiderio così profondo che egli possa essere nuovamente glorificato. A volte mi viene da pensare se il Signore ai nostri giorni, nel mondo incredulo e religioso, viene così vituperato e deriso, possa piacere a Dio? anche ai nostri giorni di glorificarsi come mai prima d'ora, di fare qualcosa che possa andare oltre tutto ciò che è stato prima. Con Dio è possibile, Egli è in grado di fare ogni cosa. Un versetto dal Libro degli Atti, probabilmente Atti degli Apostoli capitolo 3, dove Pietro disse al popolo questi noti versetti, dal versetto 21 fino alla fine. E poi nel capitolo 4, versetto 4. È scritto qualcosa di molto strano. Ma molti di quelli che avevano udito la parola credettero. E il numero degli uomini salì a circa 5.000. Con questo lo scrittore si riferisce al discorso che ci è stato riportato nel capitolo 3, in cui Pietro afferma che Cristo rimane accolto nei cieli fino ai tempi della restaurazione di tutto ciò che Dio ha detto per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dall'inizio del mondo. Il popolo ha ascoltato tutto questo discorso e ha creduto, anche se questa parola non era destinata al loro tempo o profetizzata. Tuttavia ha creduto ed è stato giustificato davanti a Dio. Che cosa sarà di noi che viviamo il tempo dell'adempimento di ciò di cui si parla qui? Se crediamo, non saremo allora giunti a coloro che Dio ha stabilito nella sua Chiesa? Sono convinto che il Signore abbia persone che ogni volta che ascoltano la parola di Dio che sia per il loro tempo o meno credono a ogni parola di Dio in ogni tempo. È vero o no? Questa è la cosa che Dio ci ha rivelato. Le persone che sono nate da Dio hanno un rapporto con la sua parola, hanno un legame con la sua parola, perché lo stesso Spirito che ha dato la parola ci ha dato una nuova vita e ha piantato la parola nei nostri cuori. Lo ripeto, Pietro ha esposto in quel tempo ciò che sarebbe accaduto alla fine del tempo della grazia. E che Cristo deve rimanere in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutto ciò che Dio ha detto per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Questi tempi non c'erano ancora. Da allora sono passati quasi duemila anni. Ma il popolo ha detto sì, ha saputo che qui viene proclamato il consiglio di Dio. Sia che si riesca a collocare le cose, sia che non si riesca a collocarle, loro credono e questo è ciò che conta. Ma prima di poter collocare la parola di Dio, dobbiamo lasciarci collocare secondo la parola di Dio nel piano di salvezza, trovando il nostro posto, affinché la parola di Dio si adempia attraverso di noi. Ma qui c'è ancora un'affermazione molto importante, che non possiamo trascurare. Sapete tutti che del nostro Signore è stato detto attraverso Mosè, Dio susciterà in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. E poi dice qui nel versetto 23, forse l'ultima parte o il versetto 22 completamente, Mosè infatti disse, il Signore Dio vi susciterà di fra i vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Non si tratta solamente di ascoltare ciò che ci piace ascoltare, ciò che ci è gradito, ciò che possiamo capire. Ciò che rientra nel nostro concetto, qui è scritto letteralmente, ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. L'uomo non vive di alcune parole, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Bisogna credere a ogni parola, a tutto ciò che il Signore ci ha detto. Lo leggo ancora una volta. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Possiamo sempre rallegrarci quando gli altri vengono toccati, intendo dire ora nel sermone, e poi può capitarci come la donna che ha sorpreso il fratello Branham alla porta e ha detto oggi hai dato addosso a tutti ma non hai colpito me. E sicuramente l'avete letto nel sermone. E lui pensò, questa deve essere una donna santificata e devota a Dio, che non è venuta sotto tutto questo registro, ma che è andata sotto come alcuni camminano sotto la pioggia senza bagnarsi. Ma all'improvviso... Senti la parola inglese. La ricordo ancora bene che lei era la più grande chiacchierona di tutto il paese. Avrebbe già potuto ricevere un premio perché non faceva altro che creare scompiglio con la sua lingua ovunque si presentasse ogni giorno di nuovo. E poi alla porta disse, hai colpito tutti, ma non me, perché questa era l'unica cosa che aveva tralasciato. Cari, la parola di Dio si rivolge a tutti noi. Nessuno è escluso. L'uno è toccato oggi, l'altro domani. Il primo è stato toccato già ieri, il secondo sarà toccato dopodomani. Ogni parola di Dio è per tutti, per i figli di Dio in ogni momento e in ogni luogo. E come abbiamo detto, in quel tempo essi credettero, anche se la parola non si era adempiuta nel loro tempo, tuttavia credettero che fosse vera consacrarono la loro vita a Dio e lo ringraziarono di essere stati ritenuti degni di ascoltare questo discorso e di riceverlo, qualunque cosa fosse stata esposta in quel tempo. Cari, per noi è lo stesso. Noi crediamo a ogni parola di Dio, sia che il Signore l'abbia detta ad Abramo, sia che l'abbia detta a Mosè, sia che l'abbia detta a Giacobbe, noi crediamo a ogni parola di Dio che il Signore ha detto a qualcuno in un certo tempo. È vero o no? Solo perché crediamo. Dio ci ha ordinato di credere. Chi non crede... Non crede a ciò che Dio ha detto ad Abramo o a ciò che Dio dice a voi e a me? Non crede affatto. Ma chi crede deve credere a tutto. E qui lo leggiamo molto chiaramente. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Gesù nostro Signore cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro e questo candelabro rappresenta la Chiesa. Tutti coloro che sono nati da Dio e che sono stati destinati a vedere la sua gloria. Essi credono a ogni parola uscita dalla bocca del Signore. Possiamo dire amen? Credete veramente a ogni parola, senza sforzi, senza fatica. Chi deve sforzarsi di credere, lo dimentichi del tutto perché la fede non dipende dal vostro o dal mio sforzo la fede è una dinamite divina perché la fede viene dall'udire e l'udire dalla parola di Dio e la parola di Dio è spirito e vita una persona che crede non ha bisogno di essere spinta ma non può nemmeno essere fermata, ha in sé questa forza vivificante per la grazia di Dio. Poi l'ammonimento ogni anima che non lo ascolterà sarà del tutto distrutta tra il popolo. Fino alla fine vogliamo credere al Signore in ogni cosa che Lui ha detto. E non dire improvvisamente su questa via di Dio. No, questo non lo credo ora. Ho sperimentato abbastanza nel corso degli anni che le persone, finché si adattavano al loro concetto, credevano e tutto ciò che non si adattava, non lo credevano. Abbiamo letto a questo proposito che il nostro Signore rimarrà in cielo fino ai tempi della restaurazione, che noi in ogni cosa che il Signore dirà dovremo ascoltarlo e chiunque crederà a ciò che Egli dirà non sarà svergognato, al contrario, ci sarà rivelato e saremo edificati e costruiti per una dimora spirituale di Dio nello spirito per portare al Signore sacrifici il frutto della lode delle nostre labbra che è a lui gradito Dio non vuole soltanto parole Dio vuole il cuore e vuole il ringraziamento del cuore che sale al suo trono. Oggi, se il fratello non ha più nulla da dire, vogliamo ringraziare il Signore davvero con tutto il cuore per il grande privilegio di vivere in questo tempo di cui hanno parlato i profeti e gli apostoli è il Signore. Non solo, ma con gli occhi aperti, con gli occhi unti, possiamo stare alla presenza di Dio, ascoltando ogni parola, credendo a ogni parola, seguendo ogni parola rinunciando a ogni resistenza, a ogni invidia, a ogni gelosia, a ogni maldicenza, rinunciando a tutto, rinnovati con il lavacro dell'acqua tramite la parola, guidati dallo Spirito in tutta la verità, riuniti in una unità divina un popolo di sacerdoti e re, una nazione santa. Desideriamo che ciò diventi una realtà divina davanti a noi, con noi e tra noi per grazia. Come certo che lo desideriamo? Come il Signore ha promesso, così è certo che egli lo farà anche con la Sua parola e con il Suo spirito nella moltitudine acquistata con il sangue, e che è pronta a camminare nell'ubbidienza alla parola fino al ritorno del Signore, fino a quando la parola di Dio avrà compiuto tutto. E noi arriveremo alla perfezione, alla misura della statura della pienezza di Cristo, come scritto nella Sacra Scrittura. Allora distogliamo lo sguardo da noi e guardiamo al Signore, e ci affidiamo a Lui e diciamo: Signore, eccomi. Io ti credo, ti appartengo, fa di me ciò che ti piace. E già lui ci prenderà in carico e farà di noi ciò che serve alla sua meravigliosa grazia. A lui, il nostro Signore, sia la lode e l'onore. Con tutto il cuore crediamo, Dio glorifica il tuo nome. Lo sentiamo sia a voce alta che in silenzio. L'ho glorificato molte volte e lo glorificherò ancora nei vostri giorni. E confermerò la mia parola tra voi e attraverso di voi. Il nostro Dio è un Dio verace. Su di lui possiamo contare. Ascoltiamo tutto ciò che egli ci ha detto. Prendiamolo sul serio e lasciamo fuori ogni pensiero proprio. Chi vuole costruire per sé lo faccia, ma chi vuole edificare sul suolo sacro ne prenda solo uno, non tre, quattro, cinque, sei, sette cose ma una sola. Ti consiglio di comprare da me l'oro che è stato purificato nel fuoco. Un edificio unificato ora alla fine dei giorni. In questa nazione storta e perversa, Dio ha una chiesa che sarà pronta a camminare con lui, a credergli. E affidarsi di Lui e chi crede a Lui non sarà svergognato, ma il Signore ci confermerà che Lui a guidarci, sia benedetto il suo santo nome. Amen. Veniamo qui davanti e adoriamo, Dio fedele. Il desiderio più profondo del nostro cuore è che tu glorifichi il tuo nome, che confermi la tua parola, che tu realizzi le tue promesse. Fedele Signore, ora, proprio alla fine, Sarà di nuovo la tua parola, la tua parola parlata, a realizzare in tutti ciò che tu hai detto. Non sarà più un fratello con doni o compiti speciali. Tu sarai l'unico in mezzo al tuo popolo. La tua parola, che è stata pronunciata e che è stata creduta, adempie allora ciò che è contenuto in essa. Quando tu hai detto sia la luce, la luce c'è stata. Quando hai detto che la terra produca, essa ha prodotto. Quando hai detto le acque si raccolgano, tutto ha avuto luogo. Signore, tu hai dato al tuo profeta cinque lezioni e gli hai mostrato cosa accadrà alla fine in mezzo al tuo popolo. Signore, una cosa tra te e ciascuno, senza alcuna mediazione, la tua parola è arrivata fresca dal trono a noi. Grazie per questo. E poiché viviamo in questo tempo, in cui queste cose avverranno, avverranno. Ti ringraziamo per questo, perché tutto si è svolto nel momento in cui è stato annunciato e predetto. Fedele Signore, con questa fede entriamo nel riposo di Dio. Ti lodiamo e ti ringraziamo. Ogni nostra volontà e capacità di fare è terminata. Tu sei diventato tutto per noi. Vogliamo crederti in tutto ciò che hai detto ed essere anche obbedienti. Fedele Maestro, che la fede e l'ubbidienza siano in equilibrio, affinché tu possa guardarci dall'alto e compiacerti. Amato Signore, fino a quest'ora tu ci hai sostenuto in situazioni quasi impossibili, oh Dio fedele. anche negli ultimi quattro anni, Signore. Ti ringraziamo che alla fine tutto danneggerà il nemico, ma non noi, non noi, perché così è scritto, nulla ti danneggerà. Signore, ti ringrazio per questo. Alla fine diremo... Signore, è stato bello così. Ti ringraziamo per questo. Ma ora camminiamo avanti, avanti nella fede. E se è possibile, non guardiamo più indietro, perché, Signore, il tempo è serio e la tua venuta è molto vicina. Amato Salvatore, concedici il privilegio di appartenere alla moltitudine che si separa, si purifica e si riunisce, che si prepara, che si adorna per andare come una sposa incontro allo sposo. Signore? Siamo un popolo miserabile, indegno, impotente e debole. Ma tu sei il forte, il benevolo, il Dio onnipotente. Ci lasciamo cadere nelle tue mani. Fa di noi ciò che ti è gradito. Ti ringraziamo anche per questo fine settimana, Signore, che la tua parola sia arrivata anche al cuore di chi non l'ha sentita prima. Oh fedele Salvatore, te lo chiediamo. Salva ancora alcuni che saranno aggiunti che possa avvenire a breve e noi come tuo popolo unirci in modo intimo, che tutto ciò che fa parte dell'uomo vecchio sia lasciato dietro di noi, in modo da essere rinnovati, trasformati a tua immagine per seguirti con tutto il cuore. Amato Salvatore, ti ringrazio di non dovermi preoccupare di nulla, ma solo di trasmettere la tua parola in modo puro e santo, senza alcuna interpretazione e mescolanza. Signore, come Paolo e Branham. Così anche noi vogliamo che la tua parola compia in noi pienamente ciò per cui tu l'hai mandata. Donaci questo per la tua grazia. Ti ringraziamo perché tu lo farai. Alleluia. Al tuo Amen. meraviglioso Amen. e santo nome. Amen. Amen.